Ciao a tutti, come state? Oggi sono qui col video dei prodotti finiti per quanto riguarda il beauty. Sono in ritardo, ma ci siamo e quindi anche se è il 7 di novembre lo registriamo lo stesso. Questo mese non sono tantissimi finiti, ma per quanto riguarda invece i finiti di novembre sicuramente ci saranno più prodotti perché ne ho già terminati 5-6, quindi incominciamo con quello che ho finito questo mese. Parto con l'unico bagno doccia terminato, che è questo, è il bagno olio certificante di BioPoint con l'elixir, fragranza orientale avvolgente per il corpo, una piacevole coccola. Era un buon prodotto, nickel tested, senza oli minerali, alcol, coloranti artificiali, 200 ml. Devo dire che mi è piaciuto, in consistenza olio gel. Devo dire che non male, l'avevo comprato in un kit dove all'interno c'è anche la sua crema corpo che non ho ancora messo in utilizzo. Intanto lui è terminato. Mi è piaciuto da utilizzare in questo cambio di stagione, anche se da me tutt'oggi, appunto 7 novembre, ci sono ancora 20 gradi, quindi comunque ancora fa caldo. Poi ho finito questo balsamo della Adorn, finito, tagliato e pulita la confezione. Mi è piaciuto molto, un balsamo nutriente. Balsamo splendida splendente, 200 ml, costa intorno ai 6 euro, 5-6 euro. Ne abbiamo parlato anche nei top e flop di questo prodotto. Mi è piaciuto molto, lo potrei tranquillamente ricomprare. Ha fatto bene il suo lavoro, districante, buona la profumazione, consistenza in crema, buono, 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 mi è piaciuto. Adesso ho anche terminato il suo shampoo, che mi è piaciuto tantissimo anche quello. Lo ricomprerò sicuramente, l'ho comprato da Tigotà. Poi ho finito il mio deodorante preferito, che è questo della Infasil, della linea freschezza dinamica. Lo compro e ricompro ormai da più di un anno. 150 ml, cerco sempre di comprarlo quando è in offerta, ne faccio sempre una piccola scorta perché per me è lui. Lui è quello che tiene bene tutto, quindi mi piace tantissimo. Ho finito un sapone mani. Sapone mani della Borotalco 250 ml, questo è con antibatterico al muschio bianco, profumazione che mi è piaciuta tantissimo. Di questa linea ho anche il bagno doccia che non ho ancora messo in utilizzo. Sapone igienizzante, effetto Borotalco sulla pelle, buono, la profumazione mi piace tanto, rimaneva anche sulle mani e plastica 100% riciclata, questa cosa ci piace sempre. Poi ho finito tre dentifrici, due della linea menta fresca, no, tutti e tre sono menta fresca, sì, allora, menta fresca dell'Aqua Fresh 75 ml, mi piacciono, li trovo spesso in offerta a 99 centesimi, e anche questo è menta fresca. Però boh, il disegno è diverso, però sono due o tre menta fresca, mi piace dell'acqua fresca, sia menta fresca che menta delicata. Diciamo che è il mio dentifricio preferito del momento. Dell'acqua fresca, tra l'altro, lo trovo spesso a 99 centesimi, 89 centesimi, quindi comunque lo trovo anche spesso in offerta. Sempre acqua fresca, ho finito un colluttorio, ovvero questo colluttorio qua, 500 ml, Intense Clean. Pulizia profonda, alito fresco, combatte i batteri, protezione a lunga durata e smalto rimineralizzato. 500 ml senza alcol. Ho ricomprato questo colluttorio perché mi è piaciuto molto. Devo dire che nel tempo è tra i miei preferiti. L'ho ricomprato. Lo vedrete perché dopo questo video registrerò lo svuota la spesa detersivi. Poi mio marito ha finito questo prodotto della Gillette, King Gillette, che è un balsamo delicato da barba per ammorbidire la barba con burro di cacao. Gli è piaciuto talmente tanto che l'ha ricomprato. Lui ha la barba lunga, ci tiene tanto, se la cura molto e questo prodotto gli è piaciuto e quindi l'ha ricomprato. Poi, per quanto riguarda skincare, ho finito un solo prodotto e poi qualche maschera. Il prodotto che ho finito è lo struccante occhi, questo qua bifasico di Nivea. Mi è piaciuto molto, illumina e energizza il contorno occhi, formula bifase con vitamina C, 125 ml,
illumina e energizza, insomma, uno struccante bifasico che io poi andavo a togliere detergendo il viso con un gel detergente. Comunque mi è piaciuto. L'unico difetto che ho trovato a questo prodotto non è il prodotto, ma è la confezione, perché il forellino da cui usciva il prodotto qui è veramente veramente piccolissimo, la plastica è molto dura, quindi faceva un po' fatica a uscire il prodotto, però per essere il prodotto in sé molto valido, mi è piaciuto, lo potrei tranquillamente ricomprare. Ho finito questi dischetti struccanti, questi sono quelli piccoli dei make-up, e sono quelli con il cotone non sbiancato, vediamo come lo chiama qua. Sì, cotone non sbiancato, c'è proprio scritto, quindi sono un pochettino più scuri, ma comunque il dischetto va benissimo, è morbido, è il classico dischetto della Day Makeup. Ho comprato questo perché ai tempi l'avevo trovato in offerta a 99 centesimi, quindi l'ho comprato, erano 60, mi sono trovata bene. Poi, sempre come struccante, diciamo, ho messo in utilizzo un guantino di questa linea qui. È un guantino, un pad struccante della linea Martini Spa Silver Protection, delicatezza e protezione per il viso. È un guantino proprio che si mette nella mano e ci si può struccare sia con acqua sia con un detergente struccante. Mi piace molto, lo sto utilizzando, guantino strucco in microfibra arricchito con ioni d'argento. Qua dice che grazie alla trama del materiale rimuove in profondità il trucco anche senza l'uso di detergenti. Vero, strucca bene anche con l'acqua. Molto morbido, antibatterico e basta, insomma. Comunque l'avevo nelle scorte da davvero tanto tanto tempo. Ho deciso che da adesso in poi, insomma da un paio di mesi, sto alternando sia questa tipologia di prodotto per struccare, sia i dischetti struccanti, perché anche i dischetti struccanti sono arrivati ad avere dei costi veramente alti. Se prima anche non in offerta costavano 1,10 euro, adesso comunque costano anche 1,40 euro, quindi comunque alterno, così utilizzo meno dischetti e utilizzo questa tipologia di prodotto perché comunque a casa ne ho diversi. Ma qualche tempo fa io utilizzavo solo questa tipologia di prodotti, quindi i pad, i guantini, così. Mi sono accorta che per utilizzare questi prodotti andava sprecato più struccante, per dire, perché comunque bisognava imbibire bene il dischetto struccante, il pad, e quindi sono tornata ai dischetti per utilizzare meno di questi prodotti. Adesso magari devo un attimino bilanciare, equilibrare quanto prodotto metto di questo e l'utilizzo di questi prodotti per trovare la mia zona di comfort. Comunque l'ho messo in utilizzo, mi sto trovando bene, strucca anche con l'acqua, è vero. Poi ho finito, vi mostro, ho utilizzato un campioncino di crema viso di Le Rocher, questo della linea Filler Vegetal. Sì, buono, mi è piaciuto, insomma, un campioncino di 1 ml, ho fatto giusto un'applicazione solo sul viso, quindi neanche collo e décolleté, vabbè, l'ho utilizzato. E poi, in ultimo, ho 4 maschere da mostrarvi, quindi questo mese sono stata bella succinta, ho finito comunque diverse cose, però non tante come al solito, e comunque ho parlato anche abbastanza veloce. Ho fatto questa maschera labbra, molto molto carina, con questa trama qui. L'ho solo riuscita a utilizzare 2-3 volte, mi è piaciuta, era una maschera labbra con acido ialuronico estratto di mirtillo, che andava tenuta appunto sulle labbra, era bella grande, quindi prendeva sia labbra che contorno labbra. Ovviamente non si poteva parlare perché non era tagliata nel mezzo, molto 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 imbevuta, quindi appunto dicevo l'ho utilizzata 2 o 3 volte. Devo dire che comunque faceva bene il suo, idratava le labbra, mi è piaciuta. Non colava, non si toglieva, quindi aderiva bene. Mi è piaciuta, la potrei tranquillamente ricomprare, questa di Balea. Poi ho fatto 3 patch occhi, questi che non mi sono piaciuti assolutamente, comprati dal Piumè. Li ho pagati pochissimo, 79 centesimi. Questi erano patch per il contorno occhi, effetto lifting, pelle tonica e compatta. Non gocciolano, anatomici senza risciacquo. Erano belli grossi e aderivano molto bene al contorno occhi e si attaccavano appunto bene lì, non cadevano. Solo che una volta asciugati,
si sono proprio asciugati tantissimo e quando sono andati a toglierli dal contorno occhi hanno fatto effetto cerotto e si è sentita questa cosa. E questa cosa non mi è piaciuta molto, quindi dice che riducono le borse, contiene collageno, acido ialuronico e vitamina E. Insomma, non li ricomprerò perché si sono asciugati troppo troppo in fretta e poi hanno fatto questo effetto cerotto che non è stato confortevole per niente. Poi ho fatto questi di Essence Hydrogel, questi mi sono piaciuti molto, appunto per ciocchi in idrogel con questa forma a delfino, a balena, insomma come vogliamo chiamarla, in idrogel abbastanza spesso, qui dice che appunto sono idratanti con acido ialuronico, sono vegan e sono senza fragranza. Mi sono piaciuti, molto molto carini, li ho fatti volentieri, rinfrescanti, abbastanza idratanti, buoni. Mi sono piaciuti anche questi, adesso vi mostro così perché la parte sopra non l'ho ancora fatta, della Age Q, la marca. Questi sono per ciocchi con caffè, mandorla, cocco e avena. Carini anche questi in tessuto, quindi non in hydrogel. Anche questi mi sono piaciuti, devo dire che ho l'altro da utilizzare e lo utilizzerò molto molto volentieri. E poi questi li potrei tranquillamente ricomprare, come potrei tranquillamente ricomprare questi di Essence. No, assolutamente a questi di Piumè. E basta, questo è quello che ho terminato. Ho finito, sono stata veloce e concisa 11 minuti. Fatemi sapere se conoscete questi prodotti, come vi ci siete trovati voi. Io vi mando un bacione, vi auguro una buonissima giornata e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!